Di tutte le auto che rimangono in panne ogni anno, una su tre si ferma perché semplicemente la batteria scarica. Come ci si deve comportare quindi quando si viene traditi dalla batteria per strada o direttamente nel proprio garage? Ve lo spiego subito. Verificate subito che l'anomalia non sia causata banalmente da un morsetto scollegato. Se la batteria è effettivamente scarica, è necessario possedere dei cavi di avviamento e una seconda auto donatrice dotata di batteria in perfetta efficienza. Quindi posizionate le macchine minimizzando la distanza tra le due batterie. I cavi vanno collegati a motore ed elettronica totalmente spenti su entrambe le vetture. Si parte col cavo rosso da collegare prima al polo positivo della batteria scarica, spesso coperto da una protezione in plastica rossa, e si continua col polo sempre positivo ma dell'auto con batteria carica. Tocca poi al cavo nero, col primo morsetto da collegare al polo negativo della batteria carica e poi al polo negativo dell'auto in panne. A volte può capitare che le batterie siano alloggiate in maniera difficilmente raggiungibile, ma tranquilli, i costruttori hanno pensato anche a questo replicando il polo di collegamento in una zona più agevole. Avviate poi il motore dell'auto con batteria carica e tenetelo al minimo per un paio di minuti e solo dopo accendete la vettura in panne. Se il primo avviamento fallisce, riprovate a distanza di circa un minuto. Se l'operazione ha avuto successo, ora potete rimuovere i cavi procedendo esattamente al contrario, cioè partendo dal morsetto nero dell'auto in panne e terminando col morsetto rosso, facendo attenzione a non far entrare in contatto i cavi ancora in tensione. Una volta ripartiti cercate di non spegnere subito il motore guidando per almeno 15 minuti. A seconda delle condizioni della batteria il livello di carica potrebbe infatti non essere sufficiente per un altro avviamento. Quindi se proprio dovete spegnere l'auto fatelo in un parcheggio comodo e possibilmente in un'area di servizio o con un'officina nelle vicinanze che con un tester potrà verificare la reale carica residua. Se invece la batteria è totalmente scarica dovete sostituirla. In questo caso sappiate che i rivenditori di ricambi e i centri commerciali sono obbligati per legge a ritirare e soprattutto smaltire correttamente la vostra vecchia batteria. Se poi come me spesso trafficate con le auto storiche o in generale con mezzi che vengono usati poco frequentemente, avere a portata di mano un bel booster può risultare la salvezza se dovete far ripartire da soli una batteria un po' pigra.